Intanto le chiedo cose semplicissime. Dove è nato? In che anno? Sono nato in questa provincia di Verona. Dove esattamente? Sentiamo. Un paese che si chiama Minerve, vicino a Legnago. 45 km di macchina per la superstrada. In che anno? Eravamo un bel gruppetto. Siamo vissuti vicino alla stazione del treno dove passavano di notte per andare al fronte. Sono cadute alcune bombe molto vicino. Quello che ricordo di più, dopo ricordo di più che ci nascondavamo, c'era un rifugio. Sembrava che fosse finita una pellicola molto interessante, anche se era un po' bruttina. Ma lei quanti anni aveva al tempo della guerra? Del 35, la guerra era finita, se non mi sbaglio, il 45, quindi aveva 8-9 anni, 10. Ho capito. Fratelli, quanti eravate? Eravamo 8. Uno ci ha già preceduto dall'altra parte. Maschi, femmine? Ecco, purtroppo erano più i maschi che le femmine. Povera mamma, quindi? Beh, la mamma, siccome il papà è andato lontano anche per motivo del militare, allora lei doveva lavorare. Allora io ho avuto una cosa molto bella. Ci portava la mattina presto, era un posto per i bambini, c'erano delle suore. Io mi ricordo che la pipa era il mio segno. Io avevo 3 anni e mezzo. Ah, della pipa. E poi quando è diventato grande se la fumava anche la pipa o no? Qualche sigaretta, però non tanto. La pipa no, allora. Le davano in comunità a quel tempo, però e basta. Adesso ci racconta un po' la storia della sua vocazione. Le cose più belle in casa, c'era mio nonno in casa, sapeva a memoria, c'era un libro di Don Bosco sulla storia, della salvezza, no? Una specie di Bibbia a disegni, e c'era il focolare e lì mi ricordo come ci raccontava, sembrava di vedere, adesso mi sembra di vedere ancora, non so, come si chiamano, Noè che è la barca, dopo il Signore là sul Sinai, quelle cose lì, bellissimo. Che anni ha cominciato a sentire un po' la vocazione, questo desiderio? L'ambiente era favorevole, era un po' difficile andare, ho trovato, ero chierichetto, sono diventato chierichetto in terza elementare, praticamente agli 8 anni, 9 e mezzo. Non so chi, c'era un seminarista di un istituto, forse non era diocesano, mi ha invitato a fare il chierichetto. E bisognava andare prestino, allora mio nonno, che si chiamava Michele, si svegliava prima per... mi scuoteva, no? Ma le prime volte facevo fatica, dopo facevo un salto perché c'era un po' di freddo, no? Poi tornerò a casa e dovevo tornare subito dopo a scuola. Ci ha abituato un po' con uno stile così. In famiglia si pregava, sì, sì, immagino. Sì, c'era il rosario della sera, mi ricordo che dormivo, però mi piaceva anche. Perché aumento... Specialmente gli ultimi 2 anni, c'era un sacerdote giovane, un certo Don Bruno, che era lì con noi. Allora io ero chierichetto, un po' più altino, e lo accompagnavo, tenevo la bicicletta, e lui magari sulla bicicletta c'era anche un sacco di cose, di riso, di grano turco, da portare a qualche famiglia, perché i cannoni che avevano cominciato a bombardare, buttavano giù le case, c'erano i morti. A volte mi toccava accompagnarlo con lui anche di sera tardi, con una carretta portavano un morto al cimitero. Io ho imparato una vita così difficile, però anche bella. Poi arrivava una rivista che non era comboniana, era, l'ho saputo qualche anno fa, era dei Deoniani di Bologna. Ci presentavano un po' con la vita un po' difficilina dei missionari, vicino a quel sacerdote. Una vita così un po' difficilina, un po' di pericolo. Mi ero così abituato anche a quella roba lì, alla mitragliatrice, cose di guerra. Lì ho avuto questo desiderio di continuare ad andare a messa. Un giorno mi dice, andiamo, ci metti un ritiro qualche ora. Un altro giorno mi dice, andiamo a vedere com'è il seminario. Mi è piaciuto tanto, tutti i ragazzini. Un altro giorno mi dice, già che stai finendo le elementari, vuoi che ti porti in seminario diocesano? Andiamo. Lì sono stato fino al penultimo anno di liceo,
ho preso di quei brutti voti, ma dopo sono diventato abbastanza bravo in latino. Allora, ancora adesso il latino mi... Poi lì ho letto un librettino delle paoline. Un giorno ho visto che c'erano delle paoline lì con dei libretti. Qualcuno è andato a vedere l'Annunciata di Sole, sono andato lì anch'io a vedere. Poi ho avuto un po' di pena perché non compro niente. Beh, ho comprato il più economico, era un librettino dove c'era una famosa enciclica, Maximum Illud, che è stata una delle prime encicliche missionarie. Ho cominciato a sottolinearlo, ogni giorno leggevo qualcosa. Poi avevo un padre spirituale che mi accompagnava qui nel seminario, andavo a vederlo ogni mese o due. Un giorno ero arrivato un po' avanti, dico, guarda, c'è qualcosa che sottolineato, mi impressiona, continua. Praticamente dopo l'anno ho finito di leggere quelle paginette lì. Se vuole ho sottolineato questo. Poi sono andato avanti, direzione spirituale. Un mese o due prima di finire l'anno scolastico, quindi in aprile e maggio, mi dice, guardi, ma quello che hai sottolineato, ma dico, io lo sento. Poi mi ha detto, guarda, se tu senti quelle cose lì, c'è una vocazione che non è per star qui, è per andare missionario lontano. Dove c'è San Francesco Saverio, patrono delle missioni. Ma dico, ma dove andare? Avevo sì, conoscevo un po' i comboniani. C'era scritto gesuita, è venuto un gesuita a farci un ritiro, mi sono presentato, ma io voglio fare il missionario perché c'è il patrono delle missioni. Mi ha guardato, dice, guarda che se vieni con noi ci sono i missionari, però c'è anche da fare scuola, se vuoi. C'è da studiare parecchio. Sono rimasto lì, senti, sei, dice, vai con comboniani, racconta tutto là. Sono venuto qua sotto in questa casa, mi hanno ascoltato così con gli occhi. Chi c'era che l'ascoltava? Se lo ricorda? Comunque era uno molto entusiasta, pieno. Mi ha detto una cosa, cioè noi comboniani siamo proprio dell'amore a Gesù. Mi ha detto anche troppo, perché io ho imparato d'altra parte un po' di amore a Gesù. E così sono entrato, ho mandato una letterina, a chi? Ai comboniani, perché avevo già il permesso dei genitori di poter entrare da voi missionari. C'era un famoso padre Bano in quel tempo, Leonzio, mi hanno incaricato di farmi la risposta, parola per parola, visto e considerato, eccetera, puoi entrare a Firenze, cos'era? L'8, era il giorno prima di San Pietro Grande. Mi trovo il parroco, il parrocchio, e mi dice, tu non puoi fare missionario. No, ma dico, perché? Stai sempre in chiesa. Allora mi ha detto, guarda che i contemplativi non sono mica per farsi missionari, sono lavori. Allora io passavo il mio tempo in chiesa, tranquillo. Un giorno mi disse, allora vai sul serio? Eh sì, da quel momento mi ha appoggiato in tutto. Cioè, a me sembra che dentro di me c'è come un bambino, no? Lo so, dentro di voi c'è come un bambino, no? Adesso le faccio una domanda. Negli anni di formazione, quali sono state i momenti di crisi o le difficoltà? Può essere con i... Se ci sono state difficoltà, come le ha superate, insomma? A volte non avevo una brutta condotta perché chiacchieravo troppo. Ah, però. Anche in tempo di silenzio. Ho proprio avuto qualche amico, un buon amico. Adesso andiamo a parlare delle sue missioni, allora. Chi era il padre spirituale? Chi era il suo padre spirituale? L'ultimo era Malugani. Malugani. Conosciuto, credo. Malugani. Un furbacchione. Provinciale è stato. Non so, ero così distratto anche con la preghiera. Siccome ero in seminario di Verona, quando mi hanno accettato mi hanno evitato che passassi per il postulantato, perché sennò mi sarei perso forse. Perché il postulantato io non l'ho fatto. Sono passato dal diocesano al noviziato. Se ci vuole raccontare qualche episodio intenso, cos'è che le è rimasto dentro proprio? Riassunto. È così bello ascoltare la gente. Ed è così bello non voler parlare troppo come adesso. Una volta ci avevano detto che dovevamo visitare le famiglie, ok, visitare famiglie. Il primo che trovo, così, pensi a stare 2 o 3 anni così, si crea un ambiente, la gente comincia a avvicinarsi senza invitarle, si forma una piccola comunità che poi cresce.
Quindi l'importanza dell'ascolto e dello stare... Ecco, con quel sistema lì, la penultima volta dove sono stato era Agua Chica, vuol dire acqua piccola, un torrentino. A un certo punto sono entrati nel postulantato nostro due ragazzi, troppo giovani, avevano finito il cosiddetto liceo, si chiama qua, avevano 18 anni. L'hanno tenuti un anno o due, li hanno mandati a casa per vedere se maturano e sembra che sono tornati e vanno avanti. Cioè ci sono questi piccoli problemi, no? L'Africa mi sembra molto più costante nelle tradizioni, nella cultura.